Non parlo da segretario federale, ma parlo da militante. Vedo che c'è anche... Dov'è Oscar Lancini? La Camilla Gritti. Se ci sono dei sindaci, salgano sul palco. Va? Se ci sono un po' di sindaci da battaglia, vengano sul palco e fategli l'applauso, perché fare i sindaci in tempi come questi è una roba da persone mica troppo normali. Quindi... Un applauso a Oscar, che è uscito di galera. Vediamo di mettere in galera quelli che meritano di finire in galera. C'è la Camilla. Ma due riflessioni al volo. Oggi ho fatto una giornata di Veneto. E abbiamo una forza che, se solo ci concentriamo e dedichiamo tutte le nostre energie a guardare avanti e non a guardare indietro, a guardare di fianco, non ci ferma nessuno. Io ne sono straconvinto. Stamattina ho parlato con Flavio Tosi, poi ho incontrato Luca Zaia, tutti gli assessori, tutti i consiglieri. Pensate che in Veneto, su 500 comuni, 163, non solo leghisti, hanno già votato in consiglio comunale la richiesta di indire un referendum per l'indipendenza del Veneto, e quindi da lì si parte, dall'indipendenza si parte, perché a Roma ci abbiamo provato per 15 anni, però sono più forti e sono più furbi di noi. A Roma, quando si tratta di portare a casa i quattrini per la loro gente, non c'è destra o sinistra che tenga, fanno il loro interesse. Al nord invece ci dividiamo fra destra, sinistra, sopra, sotto. Chissà che invece il cambiamento non passi dai territori, quindi non parta dal Veneto, non passi per la Catalogna e la Scozia e poi non arrivi come vento salvifico anche in Lombardia, in Piemonte. Quindi passerò la metà del mio tempo in Veneto, perché è da lì che comincia tutto. Poi devo dire che uno torna a casa, guarda il telegiornale e non so se è solo una mia impressione, e pensa di vivere su un altro pianeta. Perché se uno guarda il telegiornale in questi giorni, e qual è il problema? È che i clandestini a Lampedusa stanno male, è che i clandestini nel centro di espulsione di Roma si cuciono la bocca e fanno lo sciopero della fame, risparmiamo qualche quattrino, per carità di Dio, e che c'è la marcia per i diritti dei carcerati, e c'è quell'altro che si chiude nel CIE per i diritti dei profughi, e quindi poi uno esce in strada ad Albino, a Milano, a Brescia, non trova in giro molti carcerati né profughi, trova gente normale, trova lombardi, trova padani, trova italiani che non hanno venduto niente nel loro negozio per queste feste di Natale perché la gente non c'ha quattrini in tasca, che rischiano di chiudere la partita IVA, che oggi sono andati a pagare l'anticipo IVA e non avevano i quattrini per pagare l'anticipo, che ancora non hanno capito se devono pagare la tassa dei rifiuti, come si chiama la tassa dei rifiuti e quanto devono pagare di tassa dei rifiuti, e poi uno spegne il telegiornale e arriva a due conclusioni. Primo, che se in Italia abbiamo i politici più improbabili del mondo, abbiamo anche i giornalisti più incapaci e meno professionali del mondo. Secondo, tranne qualche rara eccezione che è presente fra di noi stasera ad Albino, evidentemente, secondo, che se in Italia non sei o profugo o migrante o carcerato, non vali un cazzo. E siccome qua stasera fra di noi non ci sono né profughi, né migranti, né carcerati, dobbiamo iniziare a fare una cosa che già in Italia ha del miracoloso: a usare le parole per il senso che hanno. Perché al di là della battaglia economica, la battaglia che la Lega riprende a fare è quella per dare alle parole il loro senso. I profughi non sono profughi, ma sono clandestini. I carcerati, se sono in galera, è perché sono dei delinquenti. E dei ministri pagati dai cittadini italiani per fare gli interessi di cittadini stranieri legalmente presenti in Italia, sono dei ministri fuori legge,
che portano a casa uno stipendio che non si meritano. Vadano a fare i ministri in Africa, vengano eletti in Africa, si facciano pagare lo stipendio in Africa, in modo tale che sono titolati a difendere i cittadini africani, che hanno tutti i diritti di essere difesi dai politici africani. Ognuno a Milan si dice un felefa al tomestè, io mi attendo da un ministro della Repubblica Italiana che difenda gli italiani, tendenzialmente. Però dire questo in Italia è cosa strana. Oggi ci sono due indagati fra le forze dell'ordine. C'è un vigile urbano di Milano che come prima cosa ha detto: sono iscritto alla sinistra da 30 anni, però è indagato perché ha offeso la signora Chienge su Facebook, e offendere non va mai bene, però se devo scegliere se stare dalla parte di una ministra inutile chiacchierone o dalla parte di un vigile urbano, io sto col vigile urbano evidentemente, perché si guadagna il suo stipendio dalla mattina alla sera. E l'altra è una poliziotta della questura di Roma che ha messo su Twitter una frase incredibile: ho ripulito il magazzino in questura e c'era un casino che sembrava un campo nomadi, boom, avesse bestemmiato in chiesa avrebbe fatto meno rumore. Evidentemente le anime belle che si stupiscono è perché in un campo nomadi non ci sono mai stati o non ce l'hanno vicino a casa, altrimenti smetterebbero di rompere le palle. Obiettivo della Lega è nomadi zero, campi nomadi zero. Lo dice il ministro degli interni francese, il socialista Valls: integrare i nomadi è pura utopia, li rispediamo tutti a casa loro. E se lo dice un ministro socialista, possiamo dirlo anche noi, più educatamente: integrare i Rom è una sfida impossibile, come per il Milan vincere lo scudetto quest'anno. È tempo perso, quindi evitiamo di star lì a sprecare energie. Attenzione, lo dico a uso dei giornalisti: non tutti i Rom rubano, ce n'è qualcuno che lavora. Immagino che chiunque di voi conosca almeno un Rom che lavora, lo conoscerete nel 2014, quindi non tutti rubano, però insomma, vabbè, ci siamo capiti. I campi nomadi non portano grande ricchezza a casa nostra, anzi di solito la portano via la grande ricchezza, quindi meno ce ne sono in giro, meglio è, con tutto rispetto per tutte le culture diverse dalle nostre. Cosa fare? Diceva Giacomo. Non ci sono ricette miracolose. A, dire le cose come stanno, e quindi parlare di indipendenza sia da Roma, perché abbiamo lo Stato più ladro, ma uno Stato che arriva a fine anno e tiene insieme il bilancio con le slot machine è uno Stato che merita di fallire. E io sono orgoglioso di far parte di un movimento come la Lega Nord, che la battaglia contro il gioco d'azzardo la conduce seriamente, non a chiacchiere come i grillini che sono bravi a chiacchierare, salire sui tetti, ma poi al momento del dunque non ci sono, perché il decreto Salva Roma sarebbe stato approvato se non ci fossero stati quei rompipalle della Lega a passare le notti in Parlamento, perché i grillini si alzano tardi la mattina. E quindi grazie ai parlamentari della Lega, se almeno una parte di quello sperpero è stata evitata. I soldi a Roma ci andranno, temo, lo stesso, ma va bene, perché solo oggi ho ricevuto tante telefonate di sindaci, non solo leghisti e non solo del nord, che si stanno veramente incazzando. Forse a qualcuno a Roma non si è reso conto del fatto che stanno tirando la corda, e quando tiri la corda e il nord si incazza, i forconi rischiano di essere dei boy scout della Gesci, perché quando si incazza la gente che è buona, ecco una cosa che nel 2014 mi rifiuterò di far passare, che noi siamo i cattivi, che qua stasera ad Albino ci sono gli egoisti, i rancorosi, i ricchi che non vogliono dare ai poveri, quelli che sono xenofobi. Uno va sul vocabolario e legge cosa significa xenofobo: significa che ha paura del diverso. Io non ho paura del diverso. Qua dentro c'è qualcuno che ha paura del diverso? Razzista significa, perché ogni tanto il vocabolario va riletto, il razzista è colui che si ritiene per razza superiore a qualcun altro. Io non mi ritengo superiore a nessun altro essere umano. Non penso che qua dentro ci sia qualcuno che si ritiene per razza superiore a qualcuno.
però neanche passare per scemi. Siamo tutti sullo stesso piano, siamo tutti fratelli, però chi lavora di più merita di più e chi lavora di meno merita un po' di meno. Quindi i razzisti e gli xenofobi stanno da qualche altra parte. Il Nord è vittima di razzismo da decenni. Il Nord è vittima di xenofobia da decenni. Siamo stati fin troppo pazienti. Se fossimo veramente dei populisti, come dice Letta, Letta non sarebbe presidente del Consiglio e Napolitano non sarebbe presidente della Repubblica, non per l'impeachment, ma per le pedate nel sedere di qualcuno, se fossimo davvero quei brutti, cattivi, razzisti. Siamo gente che vuole che venga riconosciuto il lavoro di ciascuno, vuole che venga riconosciuto il lavoro dei calabresi, vuole che venga riconosciuto il lavoro dei congolesi, vuole che venga riconosciuto il lavoro dei bergamaschi. È giusto che chi ha qualcosina in più dia qualcosina in più, però qualcosina. Non è giusto che chi lavora di più venga dissanguato nel nome di quella che non è solidarietà, ma che è un furto. Il Nord, la Padania, è vittima di un furto da parte di Roma e da Bruxelles da decenni. I razzisti non stanno a Nord, ma stanno a Roma e stanno a Bruxelles. E se il 2014 per la signora Chienge è l'anno dello Ius Soli, per quanto ci riguarda, deve essere l'anno delle persone per bene. Le persone per bene non hanno colore della pelle che li distingue, le persone per bene sono persone per bene. E quando le persone per bene si rompono le palle sono dolori. E quindi lo dico a Daniele, lo dico a Giacomo, non c'è un segretario federale che detta la linea, c'è un militante fra militanti che ce la fa se siamo tutti insieme e che si mette a disposizione anima e corpo, se serve andando in galera. Sarei orgoglioso di finire in galera per la Lega Nord, non per aver rubato qualcosa, perché non sono in Lega quelli che dovrebbero finire in galera per aver rubato, ma sono da qualche altra parte, ma per svegliare la nostra gente. Se serve ci siamo. Avremo qualche iniziativa da mettere in piazza, l'abbiamo detto al congresso, proporremo qualche referendum alla nostra gente, non 38 come fa Pannella che uno ci mette un mese e mezzo a firmarli tutti, 4 o 5, prima si parlava di sindacati, un referendum per far pagare le tasse ai sindacati, fargli pubblicare i bilanci e farli tornare sulla terra, visto che sono uno dei principali problemi per il mondo del lavoro, sono coloro che dovrebbero difendere i lavoratori. E il 2014 per la Lega sarà l'anno del lavoro, l'anno del lavoro. Renzi parla della legge elettorale, e quell'altro dello Ius Soli, e quell'altro dei carcerati. Ogni leghista deve essere un combattente per il lavoro. Noi dobbiamo difendere il lavoro della nostra gente a tutti i costi. Ad esempio cancellando quelle due porcherie che la signora Fornero, che dovrebbe aver vergogna e paura a farsi vedere in giro, ha fatto come pseudo riforme sulle pensioni e sul lavoro, e poi ribaltando quella che è l'Europa, ricostruendola da capo. Prima un giornalista mi ha chiesto se faremo l'alleanza degli euroscettici, ma io rifiuto l'etichetta di euroscettico, anzi sentiamoci, gli ultimi amanti dell'Europa rimasti in Italia. Chi vuol bene all'Europa ha sogno dell'Europa come una comunità fondata sul lavoro, sulle tradizioni, sulle identità, sul rispetto. Chi ama questa Europa, che ci vuole, che è nel futuro dei nostri figli, non può che voler abbattere a bastonate l'Unione Europea che ci ha imposto Bruxelles e l'euro, che non ha niente a che fare con l'Europa, anzi che ha ammazzato e ha massacrato l'idea d'Europa e l'economia dell'Europa. Quindi chi ama l'Europa deve volere un altro tipo di Europa. Un'altra Europa è possibile, sì. Ricominciando tutto da capo, sì. Con poche parole, sull'immigrazione, ripeto, non se ne può più. Non se ne può più. Io lo dico per rispetto dei cittadini italiani e anche dei milioni di immigrati che sono immigrati in maniera regolare, chiedendo il permesso, che sono qua con le famiglie, con i figli, che pagano le tasse. Nel 2014, non so in Italia, ma nelle tre regioni che governa la Lega, non c'è più spazio per un solo immigrato, clandestino o regolare che sia. Non c'è più spazio per un solo cittadino straniero.
e faremo di tutto con i nostri governatori e i nostri sindaci perché i contributi pubblici vadano solo a chi risiede da più tempo nelle nostre terre, non per egoismo ma per autodifesa. Prima la nostra gente. E i soldi che recupereremo, magari ritirando le migliaia di soldati dall'estero a difendere gente che a volte non vuole neanche essere difesa, mi piacerebbe che i nostri soldati non rischiassero la vita in giro per il mondo, ma difendessero i confini del paese che gli paga lo stipendio, quindi sarebbe ora di riportarli a casa per difendere il colabrodo che sono i confini italiani. E quello che risparmi, lo investi magari su un tema oltre il lavoro e le imprese, su un tema di cui non parla mai nessuno, che però è un tema che ci dovrebbe far vergognare tutti quanti, perché quando parlo con dei disabili veri, che non che vivono, ma che sopravvivono con 268 euro al mese, ecco, un grande piano a sostegno della disabilità, se non in Italia, nelle regioni, nei comuni che amministriamo, è necessario. Quindi i soldi che andiamo a risparmiare dalla gente che paghiamo in giro per il mondo e da questi clandestini che si lamentano di vitto e alloggio, tornate a casa vostra se non vi piace quello che mangiate da queste parti, e i soldi che risparmiamo dal vostro vitto e alloggio lo diamo ai nostri disabili, quelli veri, visto che a Bergamo sono tendenzialmente veri e non immaginari come da altre parti del paese. Quindi, parole chiare, abbiamo un gruppo parlamentare alla Camera e al Senato che ci invidiano. Certo, i giornalisti cercano di nasconderci in ogni maniera e quindi quello che fa la Lega non va bene, e se lo fa la Lega non esiste. E io vedo dei telegiornali dove fanno parlare gente varia ed eventuale, ho scoperto che è ancora vivo Di Pietro, mi era sfuggito, e però riescono a intervistare ancora, ma perfino Fini, riescono a far parlare Fini, e quando c'è da tirare in ballo un leghista, 2 o 3 secondi. Ma questo, vi dico, ci deve far arrabbiare sul momento, ma ci deve dare un coraggio e un entusiasmo incredibile. Ve lo ricordate quando negli anni 90 Gad Lerner sputava sulla Lega ogni schifezza possibile e immaginabile? Ben vengano i giornalisti che odiano la Lega, perché più ci odiano, più ci temono. Quindi se continuano a sputare veleno su di noi vuol dire che hanno paura. Vuol dire che gli facciamo paura e siamo contenti, perché c'è gente in giro che deve aver paura. Quelli che vanno dai nostri commercianti o dai nostri artigiani a portargli una cartella esattoriale che gli farà chiudere l'azienda, o vanno nelle stalle dei nostri allevatori e rischiano di fargli chiudere l'azienda, e sanno che vanno da gente per bene e non vanno da altre parti perché hanno paura. Una volta me l'ha detto uno di questi signori: ma perché non andate dove evado, dove la metà della gente evade? Perché lì rischiamo. Sarebbe ora che cominciassero a avere paura anche a venire dalle nostre parti. Sarebbe ora che anche quando vengono a Bergamo, a Brescia, a Verona, a Milano, e sanno che vanno a uccidere gente per bene, ricominciassero ad avere un po' di sana paura. Noi non siamo cattivi. Però quando quest'estate ho parlato con quell'uomo che gestisce un rifugio di 3.000 metri sull'Adamello, che si è fatto 3.000 euro di multa perché c'era la cugina che soggiornava da lui e faceva qualche caffè e non aveva un contratto regolarmente depositato. Ecco, un uomo del fisco che sale a 3.000 metri d'altezza sull'Adamello a rompere le palle a una brava persona che gestisce un rifugio deve sapere che quei 3.000 metri se li fa a scendere a calci in culo. Quindi se se li fa sulle sue gambe a salire, a scendere magari se le fa sulle chiappe. Perché vai a rompere le scatole ad altri, non a gente che fa il suo lavoro? Perché in qualche caso, non penso a Cortina, anzi, un minuto di raccoglimento per il dramma che sta vivendo Cortina, se c'è del caviale da raccogliere per soccorrere chi è prigioniero della neve a Cortina lo facciamo volentieri, però invece che andare a rompere le palle a Cortina, a volte evadere è sopravvivere. Non so se qualcuno qua ha un'azienda, un negozio, io ne incontro tanti che si pongono a fine mese il problema: pago le tasse o pago i miei dipendenti, non pago le tasse o vado alle Hawaii. Se il problema è pago le tasse o pago i miei dipendenti, se uno sceglie di non pagare le tasse per pagare chi lavora per lui,
non è un evasore fiscale ma è un eroe e dovrebbe avere una medaglia. In uno Stato normale, uno Stato che ti costringe a scegliere fra il pagare le tasse e pagare il tuo dipendente è uno Stato di merda, e quindi ce lo possiamo dire, e come tale dovrebbe essere trattato. Quindi i buoni siamo noi. La provincia che dona più sangue in Italia qual è? È la provincia di Bergamo. Siete così brutti e cattivi che Bergamo è la provincia con più donatori di sangue in Italia. Quando uno dona il sangue, lo fa anonimamente. Non è che un bergamasco dona il sangue a un bergamasco. Un bergamasco dona il sangue, il dono è anonimo. Può andare a un bergamasco, a un tunisino, a un finlandese, a una brava persona, a un ladro, a un atalantino, a un bresciano perfino. Può andare... Sì, può succedere di tutto, ma il bello del volontariato è anonimo. Quindi la Lombardia è la prima regione italiana per volontariato, per parrocchie, per associazioni sportive, per associazioni culturali, per associazioni di volontariato in genere. Quindi la Lombardia è la terra dove la gente ha il cuore più grande. Non guardiamo solo al portafoglio, guardiamo anche i valori, sappiamo guardare anche i valori. Anzi, siccome siamo gente che guarda anche i valori, dovremmo tornare a farli rispettare a casa nostra. E quindi quando arriva il primo magrebino a dire non si fa il presepe, a pesciadin del cu, te piasminga il presepe, torna a catua, qua si fa il presepe, qua il Natale è Natale. Il 6 gennaio c'è la Befana, ognuno di voi è libero di interpretarla come festa per chi vuole, comunque è l'Epifania. Se non ti va bene, il mondo è grande. Questo per dire che non abbiamo niente di cui vergognarci. Il 2014 deve essere l'anno, per quanto riguarda la Lega, della determinazione, delle parole chiare, del sorriso, della comunità, che è una bellissima... La Lega non è un partito, non è un movimento, siamo una comunità, dove a volte la si può pensare in maniera diversa. Io oggi ero in Veneto e Tosi e Zaia non la pensano alla stessa maniera, su diversi temi. A noi l'onere di trovare la sintesi, non dando ragione a tutti per tirare a campare. Quello lo lasciamo fare a Renzi, che è bello, simpatico e abbronzato e dà ragione a tutti. A me non interessa dar ragione a tutti. A me interessa arrivare all'obiettivo finale compatti. Una volta che saremo arrivati all'obiettivo finale, ciascuno si recupera e si valorizza la sua diversa sensibilità, la sua identità, la sua autonomia, la sua fierezza. Bergamo è Bergamo, Varese è Varese, Brescia è Brescia, purtroppo Milano è Milano, quindi ogni terra è bella per quello che è. E io quando vedo sindaci di sinistra che come prima cosa quando vengono eletti tolgono i cartelli in dialetto, mi vergogno per loro, mi fanno tristezza. Uno che si vergogna delle sue radici, della sua terra, del suo nome, della sua storia, è un poveretto. Non è un avversario politico, è un poveretto. Ma devo dire che oggi, parlando con i consiglieri del Veneto, sta crescendo la voglia di indipendenza. Ci sono alcuni consiglieri di Forza Italia che si stanno convertendo sulla via dell'indipendenza. Mi dicevano che perfino il consigliere regionale di Rifondazione Comunista è di Rifondazione Comunista, però è prima di tutto veneto. È questo che è bello come messaggio. Uno può essere di destra, di sinistra, di sopra, di sotto. I sindacati sono quello che sono, ma devo dire che io ho incontrato la responsabile della FIOM di Brescia, è una donna con le palle sotto, con cui ragioniamo molto bene, con cui stiamo cercando di salvare diverse aziende in provincia di Brescia. Se riusciamo ad andare al di là delle etichette, in ogni contesto sociale, in ogni realtà, ci sono persone per bene e persone per male. In Lega la stragrande maggioranza delle persone sono persone per bene. Purtroppo altrove le percentuali si invertono, però se riusciamo ad andare al di là dell'etichetta, se riusciamo a evitare quello che fanno contro di noi, perché contro i leghisti ci sono sempre i pregiudizi. Lo dice un leghista, non va bene. La stessa cosa la dice qualcun altro, geniale. Le tre priorità di Renzi: tagliare i parlamentari, trasformare il Senato in Senato delle Regioni e fare il presidenzialismo, cazzo che idea. È esattamente il referendum del 2006 contro cui Renzi ha votato, evidentemente. Però è inutile, non paga, ve lo dico da giornalista.
Quando andiamo in televisione non stiamo lì a rimuginare sugli errori del passato, ma nel 2003, ma Prodi, Tremonti, Berlusconi, guardiamo avanti. La gente ci paga in un momento in cui la politica dà fastidio, ci paga per risolvere. Quindi l'anno del lavoro, dicevamo, l'anno delle imprese, l'anno degli artigiani, l'anno degli operai, l'anno degli esodati. Ecco, questi hanno trovato alcune centinaia di milioni per Roma Capitale e ci hanno ancora per strada decine di migliaia di esodati. Solo per questo, in un paese normale, i forconi non andrebbero in giro con i tricolori, ma andrebbero in giro con i badili e li tirerebbero in testa qualcuno, perché non puoi andare in giro con la bandiera dello Stato che ti opprime e ti deruba, perché sennò c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Il problema è quello, e tu vai in giro con la bandiera di quello che ti ammazza. Però va bene, la Lega deve essere una casa delle autonomie, le elezioni europee conto di raccogliere tanta gente da nord a sud che voglia costruire un'altra Europa, perché un'altra Europa è possibile. E in un'altra Europa la Padania è possibile. Questa Europa è nata per fottere la Padania. Ci hanno fatto entrare in Europa, nonostante non avessimo alcun requisito economico per entrare in Europa, per fottere la Padania. Altrimenti non ci avrebbero fatto entrare in Europa. Non c'entravamo niente con l'Europa. Hanno usato l'Europa per annientare la Padania. E adesso noi vediamo di ricostruire da capo l'Europa per arrivare alla Padania. Ci diranno di no. Un giornalista oggi pomeriggio mi ha detto: l'Unione Europea però vi ha richiamato per le condizioni, anche lì, dei profughi e dei detenuti. E chi se ne frega? Cioè, se il problema dell'Unione Europea sono i profughi o i detenuti, è l'ennesima riprova che l'Unione Europea è un carrozzone di ipocriti e di mantenuti. Punto, ci richiamano e salutiamoli. Mandiamo una cartolina all'Unione Europea in cui gli imprenditori bergamaschi gli dicano: chi se ne frega, auguri di buon anno. Non è un problema l'Unione Europea. Bossi lo diceva, e sono contento che venga ad Albino con Maroni e con Calderoli, perché quando parlo di comunità parlo di questo: riuscire a tenere insieme anime che magari la pensano diversa, in maniera diversa su alcuni temi, che però vogliono arrivare all'obiettivo finale. Bossi ha detto di ridiscutere questa Europa, questo euro è difficile. Ma a qualcuno di voi piacciono le cose facili? Siamo in Lega perché ci piace una vita facile? No. Avremmo scelto il PD o Forza Italia se volessimo una vita facile. Se abbiamo scelto la Lega o se la Lega ha scelto noi è perché abbiamo voglia di fare una cosa grande. Quindi io la chiudo e mi scuso per il tempo, perché uscire di casa il 27 dicembre solo coi matti della Lega. Un applauso agli organizzatori e a voi, perché è da matti, però siamo un movimento di matti. Abbiamo davanti mesi di fatica, soldi, ve lo dico, c'è il segretario provinciale di Bergamo, c'è il vice segretario nazionale, Quattrini, ci sono dei segretari di sezione, attenzione, annuncio, di Quattrini ce ne sono pochi, quindi torniamo a ritirare fuori dagli sgabuzzini le scope, la colla in polvere, le fotocopiatrici, e la campagna elettorale sarà quella della Lega, con i volantini e con i manifesti. Pochi spot televisivi, poche mega pubblicità, tanto sudore, tanta fatica casa per casa, che è quello che paga di più. Va bene passare un po' di tempo su Facebook, lo faccio anch'io, però la vita reale non è il computer. La vita reale è in piazza, è al bar, è in fabbrica, è in università, è in parrocchia, quindi tanta vita reale e meno vita virtuale la lasciamo ai fenomeni di altre parti, e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. L'ha detto perfino quel gufo di Cacciari, che sicuramente non ama la Lega, ha detto che le europee saranno un grande successo della Lega, siete titolati a toccarvi quello che avete a disposizione, perché Cacciari non è noto per portare fortuna, però lo prendiamo come un osservatore esterno che possa, hanno paura di noi. Se diciamo le cose come stanno, hanno paura di noi. I nostri governatori devono essere buoni governatori, però non basta. L'ho detto oggi a Zaia, l'ho detto anche a Maroni, l'ho detto a Cota, che è vittima di un linciaggio incredibile dai giornali servi, degli amici, dei cugini, che vogliono tornare a fare affari, evidentemente anche in Regione Piemonte. Ho detto: però diciamo quello che facciamo. Però ogni tanto come Lega facciamo le cose e non le diciamo.
Gli altri pubblicizzano quello che non fanno. Noi facciamo e non pubblicizziamo. Ora, se la Regione Piemonte ha tagliato solo di costi del Consiglio regionale 10 milioni di euro all'anno rispetto alla giunta di sinistra, quante cazzo di paia di mutante ti compri con 10 milioni di euro all'anno? Diciamolo ai piemontesi che la Lega ha dimezzato gli stipendi dei consiglieri, degli assessori, diciamoglielo. Poi non lo scrivono, però chi se ne frega, noi diciamoglielo. Andiamo in giro a testa alta, non abbiamo niente di cui aver vergogna, anzi, orgoglio leghista. Se avrete modo di fare qualche giorno, qualche ora di vacanza, adesivo in tasca, come qualche anno fa. Adesivo sempre in tasca. Il simbolo della Lega deve essere ovunque. La Lega è il Nord. Il Nord è la Lega. Gli altri passano. Il Nord si salvano se passa il nostro progetto. Regione Lombardia è l'unica in Italia che ha messo dei soldi per salvare 600 esodati. A Roma gli esodati li creano. Regione Lombardia ci ha messo i quattrini per accompagnare alla pensione 600 esodati. L'avete sentito in televisione? Qualcuno ve l'ha raccontato? Però quando incontrate per strada una di quelle 600 persone che magari non ha mai votato prima nella vita la Lega, adesso ha capito che un conto sono quelli che chiacchierano, un conto sono quelli che fanno. La Regione Lombardia ci ha messo 2 milioni di euro per le mamme e i papà che dopo la separazione e il divorzio con un bimbo a carico non arrivano a fine mese. E abbiamo aiutato 900 mamme e papà. L'avete sentito in televisione? No. Però ci sono 900 fra mamme e papà che magari hanno passato il Natale con un tetto sulla testa e non in macchina e non alla Caritas. E io sono orgoglioso di far parte di un movimento che fa la solidarietà nei fatti e non a chiacchiere, come la Kienge che va a servire la mensa dei profughi, ma vai a servire gli italiani in difficoltà, chiacchierona, invece di andare a servire i profughi, perché sono gli italiani che ti pagano lo stipendio, non i profughi. E se vuoi aiutare i profughi, torna da dove sei arrivata, così ti mantengono i tuoi connazionali e non gli italiani che ti hanno come ministra. Diciamocela tutta. E giù il cappello nei confronti degli immigrati regolari e per bene che sono qua e parlano magari meglio di noi il milanese, perché sono persone che hanno rispettato la legge e sono i primi, e ogni tanto li sentite anche su Radio Padania Libera, a me è capitato anche questa mattina, a dire: ma io vengo dall'Algeria, dalla Tunisia, dal Brasile, dal Marocco, ma che governo ridicolo avete? Nel mio paese non sarebbe possibile avere ministri così. E ve lo dico io che vengo da lontano. Voi italiani siete un paese ridicolo. E se ce lo dicono loro, siamo un paese che processa i poliziotti e libera i mafiosi con l'indulto. E lì, l'ha detto il Nicola prima, li aspettiamo al varco, eh? Preparate il pullman dalla Valseriana il giorno in cui e arriva in aula. Il giorno in cui il Presidente del Consiglio Napolitano porta alla Camera o al Senato l'indulto, noi non li facciamo uscire dal palazzo. Noi li teniamo chiusi lì dentro per giorni, per ore, per settimane, se serve. Non perché siamo cattivi, ma perché siamo i buoni. I buoni siamo noi, i ladri stanno da qualche altra parte. Quindi io vi ringrazio. Sono a disposizione non per essere segretario, ma per far parte di una squadra. E se la squadra vince è perché gli 11 giocatori giocano bene. La squadra non vince se c'è uno che gioca bene. E quindi la squadra è Matteo Salvini, che è stato eletto al Congresso federale, però la squadra sono Umberto Bossi, sono Giacomo Stucchi, sono Manes Bernardini, sono Stefanazzi, sono Gianluca Pini, sono i segretari provinciali. Sono tutti militanti dal primo all'ultimo. La squadra in Veneto non ha un centravanti, ne ha due. Non si può giocare con un solo centravanti. Se hai due persone come Zaia e Tosi, non puoi lasciarne uno in panchina. Però anche loro devono trovare i giusti spazi per giocare in campo. E se schieriamo tutti i nostri uomini migliori, non ce n'è per nessuno. I nostri sindaci farebbero i ministri molto meglio di qualche barbone che sta facendo attualmente il ministro,
uno qualunque dei nostri sindaci scelti a caso. Quindi non abbiamo niente da inventare, abbiamo solo da far fatica, da aver coraggio, da rischiare qualche cosina e da essere pronti. Quindi io vi ringrazio, Bergamo è Bergamo, però abbiamo bisogno di essere Lega ovunque, soprattutto dove è più difficile. Io sono stato a Firenze, sono stato in Liguria, sono stato in Romagna, sono stato nel comune di Bondeno, dove c'è un sindaco della Lega, un ragazzo di 35 anni, nell'Emilia più rossa possibile, e però, mentre gli altri chiacchierano, il comune di Bondeno ha in costruzione una scuola elementare nuova e antisismica, sapete coi soldi di chi? Coi soldi della Lega Nord, con 1 milione di euro del finanziamento pubblico della Lega Nord, di quei cattivi egoisti della Lega Nord, che invece di spendere 1 milione di euro in mega manifesti o in spot televisivi, hanno donato 1 milione di euro al comune di Bondeno perché i bimbi possano andare a scuola con la speranza che il tetto non gli cada sulla testa. Questi siamo noi cattivoni. Ragazzi, sorridiamo, siamo orgogliosi di quello che facciamo. Un abbraccio a tutti. Stasera era la serata anche del congresso dei giovani padani. Dov'è il coordinatore nuovo? Vieni, vieni. Matteo, vieni per due motivi. Primo, perché si chiama Matteo, secondo perché è milanista. Quindi un applauso. Vedi, l'importanza di chiamarsi Matteo, ormai questa sarà una pregiudiziale, importante. Il 21 settembre San Matteo sarà festa nazionale ormai. Però scherzi a parte, i giovani non sono una corrente, un gruppo, un sottogruppo, sono una parte del movimento. Ci sono giovani padani di 95 anni che hanno tanto entusiasmo da vendere, e quindi se da qui a maggio, vi chiedo solo questa cortesia, spendiamo ogni nostra energia per lavorare, per recuperare consenso spiegando chi siamo e cosa facciamo e per guardare avanti. Quando io, o quando il Daniele Belotti, o quando Roberto Calderoli, o quando chiunque di voi deve perdere anche 5 minuti della giornata a pararsi le spalle da qualcuno della nostra squadra, c'è qualcosa che non gira. Fuori, stiamo uscendo dalla trincea, stiamo rischiando, ragazzi, siamo consapevoli che quando si esce dalla trincea rischi. Se stai acquattato sotto la linea e tiri a campare, non siamo fatti per tirare a campare. Alle europee non mi interessa il 4,01% per rieleggere 2 o 3 o 4 europarlamentari. Noi dobbiamo puntare in alto. Chi ha voglia di tirare a campare perché ha paura, stia in trincea. Chi ha voglia di provare a riprenderci in mano il nostro futuro, ma lo dico non al di là della retorica, spegniamo le telecamere, togliamo i giornalisti, togliamo i fotografi. Io ho accettato di fare quello che mi è stato chiesto di fare, non tanto per me, perché avrei potuto dire chi me lo fa fare, quanto perché, pur costandomi tempo e sacrificio, e lo faccio volentieri come tanti di voi, però lo faccio per non pentirmi fra qualche anno di quello che lascio a mio figlio. Io non voglio arrivare fra 10 anni a mio figlio che compie 18 anni e dopo la scuola e dopo l'università, come scelta, vado a lavorare alla Coop a 400 euro al mese o vado da McDonald's con contratti di 3 mesi. Io non voglio che mio figlio sia a tempo determinato. Noi non abbiamo esistenze a tempo determinato. Sono gli yogurt che hanno una scadenza. Noi non siamo dei consumatori. Noi dobbiamo riprendere la voglia di produrre, di lavorare, di far fatica, perché è vero che qualcuno ha perso la voglia e l'abitudine a far fatica. Dobbiamo solo riprenderci la possibilità di lavorare, non a tempo determinato, non a scadenza, non per una Coop farlocca, non sotto ricatto, padroni a casa nostra, punto, difendendo il nostro ambiente, difendendo il nostro verde, difendendo le nostre tradizioni, le nostre lingue, difendendo la caccia, difendendo l'agricoltura, difendendo quello che è la nostra storia. Non dobbiamo aver paura e vergognarci di niente. Quando torniamo a casa dobbiamo guardare a testa alta le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli,
perché stiamo combattendo. Gli altri politici sono lì per tirare a campare e portare a casa lo stipendio. Chi fa politica e militanza per la Lega lo fa per smenarci, se serve, ma per combattere. Se avete voglia di combattere siete nel posto giusto. Grazie, viva la Lega, viva Bergamo e viva chi non si arrende. Non arrendiamoci perché stanno aspettando solo quello e non diamogli la soddisfazione, anzi, ne vedranno delle belle. Allora, un grande applauso a Matteo Salvini. Allora. Adesso chiudiamo gli interventi con Matteo, chiaramente, però stasera, come è capitato nelle altre edizioni della Bergen Fresh, abbiamo il nostro poeta dialettale Amadio Bertocchi che ha composto una poesia per Matteo in suo augurio. Se siamo un attimo di silenzio. Un attimo di silenzio. Non poteva mancare per Matteo quattro rime in dialetto bergamasco. Cara la Mesit, anche stan a metà dell'Al Seriana, al Ghela Bergen Fresh, per tutta la sinnustrana. An Serie A, alla quarta edizione, e per gli organizzatori è una soddisfazione. Curì, curì, leghisti a faga gli onori, a Ria Salvini, Calderoli, Giorgetti e Maroni. Alla palestra Riorenzi Malbì, smangia be e sbife bubicer dei. Stan, le per touch noter in special, al ghe Matteo Salvini come segretario federale, che con tanta oia de das de fa, ergota per noter del nord al porteraca. O il problema che l'euro il comanda e chi uter pulite troppe ne mette banda. Al governo, cos'è il tutti stortrocas con pan di bec quando sdura appena il tip du semelec? Salvini, anse che tu per cominciare con de te che è la strada che la porterà in po' de be. Tu a Bruxelles angadendà per ottenere per i nostri uen o laura. L'euro il comanda tutti i mercati e noter del nord resta sempre fregato, con pan di asen all'aura, con del cuor sempre che la pura, de restan broiac e de tasse tartasac. Allora, tu ci insema, mande la ma, e ardenga mia tu tal malindà, saltem sulla stessa barca e cominciem a remà, per daga la sete in po' fiducia e felicità, i pensionati, i operari, i suen, tu ci sedul. Oramai in banca l'è restata nome al carol. Le ura de finila, de seguità di chi se ne frega. Adesso pensa che a te Salvini, presidente della Lega.